Sì, i centri estivi dell'amministrazione comunale insieme alle associazioni, che ringrazio particolarmente, sono infatti state 10 le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dei centri estivi. Possiamo dire che abbiamo avuto un esito positivo, infatti avevamo garantito 1.600 posti disponibili, sono state 1.000 le iscrizioni ai nostri centri estivi. Chiaramente la limitazione è stata data dalla necessità del rispetto delle linee guida che prevedevano che ogni operatore avesse il proprio gruppo e che i gruppi di bambini non potessero mai assolutamente mescolarsi. Quindi c'è stata necessità di più operatori. Difatti, per quanto riguarda la fascia 3-17, i centri estivi sono partiti quasi subito rispetto all'emanazione delle linee guida e hanno comportato la necessità di un investimento da parte dell'amministrazione comunale di 120.000 euro. Fortunatamente circa la metà sono state risorse che abbiamo ricevuto da parte del governo e della regione, ma l'altra parte invece è interamente stata a carico del bilancio comunale. Comunque un esito positivo perché i centri estivi sono stati molto apprezzati dai bambini e dalle famiglie e in particolare i costi hanno riguardato il servizio mensa interamente a carico del comune e i costi necessari per appunto le disposizioni anti-Covid, quindi disposizioni di sicurezza e operatori jolly che servivano per l'igienizzazione dei bagni ogni volta che questi venivano utilizzati e anche per le varie sostituzioni. Siamo inoltre riusciti ad attivare anche qui quasi immediatamente con un lavoro molto assiduo degli uffici anche i centri estivi per la fascia 0-3. Il finanziamento del comune in questo caso è stato di 104.000 euro e questo ha permesso di mantenere invariate le tariffe per le famiglie e anche questo ci risulta essere stato un servizio molto apprezzato dalle famiglie. Chiudiamo quindi questo anno strano con questi centri estivi completamente riorganizzati e ci aspettiamo che invece il prossimo anno si riesca a dare veramente le risposte a tutte le richieste e probabilmente nella speranza che la situazione sia molto più tranquilla e molto più gestibile.